Bene amici della Sunset World, anche con questo caldo riesco a fare video, un video velocissimo che vi spiego come configurare il QoS sul Freexbox 7490. Allora, come prima cosa vi spiego che il QoS deve essere fatto a livello di device, quindi può essere fatto un QoS sia per un dispositivo specifico oppure per delle applicazioni, quindi un'applicazione può girare su 3, 4, 5 dispositivi e quindi gli stessi nel momento in cui utilizzano quell'applicazione avranno il QoS. Quindi prima di tutto dovete andare nella sezione rete domestica rete e per ogni di questi, per esempio io ho un PC Ale, ci cliccate e spuntate questa opzione. Assegnare a questo dispositivo di rete sempre lo stesso indirizzo IPv4. Qui vabbè, sono le porte in uso al dispositivo e quant'altro. Successivamente, per attivare il QoS dovete andare in Internet e filtri, ma prima dovete aver abilitato qua la modalità avanzata. Successivamente vi spiego, abbiamo tre tipi di QoS. Abbiamo il QoS in applicazione in tempo reale, che vi consiglio di lasciare solo telefonia via internet, perché è un QoS molto 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 aggressivo, nel senso che può capitare che se c'è una chiamata in corso e navigate vi fa scadere le pagine, perché prioritizza al 100%, cioè il pacchetto deve passare a tutti i costi, quindi se c'è qualcuno che clicca a Google piuttosto gli fa impossibile visualizzare la pagina, che poi non è proprio così, ma comunque in applicazioni in tempo reale tenete solo telefoni via internet. Successivamente abbiamo la prioritizzazione a livello applicazione e applicazione in background, applicazioni che girano in background e che vengono trattate con livello di priorità basso, quindi abbiamo un QoS anche all'inverso, ovvero io a te ti do priorità alta e a te ti do priorità bassa, come per esempio BitTorrent e Mule. Perché questo? Perché se noi vogliamo scaricare, intanto vogliamo giocare, possiamo fare tutte e due le cose, ma dobbiamo definire delle regole restrittive, nel senso che QoS al contrario, ovvero ti do meno banda, e quindi le inseriamo in applicazioni in background. Andiamo a vedere le applicazioni di prioritizzazione. Se clicchiamo nuova regola possiamo inserire il QoS sia sull'indirizzo IP, quindi se mettiamo PC Ale, noi sappiamo che PC Ale, che è l'indirizzo IP20, oggi è il 20 e domani sarà ancora il 20, tra due mesi sarà ancora il 20, perché gli abbiamo detto di assegnare a questo dispositivo di rete sempre lo stesso indirizzo IP. Successivamente possiamo dire PC Ale, che è il 20, tra l'altro l'ho sparato a caso, diamo priorità per quanto riguarda ad esempio Emule. Quindi clicchiamo Emule e noi avremo la priorità per quanto riguarda l'utilizzo di Emule su quel PC. Ma se noi vogliamo prioritizzare tutto e quindi vogliamo far sì che quel PC è prioritario su tutti, diciamo tutti, oppure gli diamo un'applicazione, oppure gli diamo tutto meno che la navigazione email. Successivamente verrà inserita la regola. Andiamo a parlare di regole reali. Io ho prioritizzato la PS4, quindi cosa ho fatto? Andiamo a eliminare la regola e la ricreiamo nuova. Faccio filtri, prioritizzazione, faccio nuova regola e dico la PS4 dov'è? Oppure possiamo anche inserire un indirizzo IP manualmente, oppure diciamo la PS4 voglio che sia priorizzata. La PlayStation 4 non utilizza il telefono via internet, il media streaming, navigare, l'HTTP, sì, utilizza anche la porta HTTP, ma ne utilizza altre. Allora faccio tutti e io prioritizzo tutto per quanto riguarda la PS4. Oppure possiamo anche, per esempio, per quanto riguarda la PS4, definire per esempio tutto meno navigazione mail, ma non avrebbe senso. In questo caso la PS4 ha priorità. Ora, qui vedete che ci sono BitTorrent e Mule. Perché ho fatto questo? Perché ho detto, tutti i dispositivi che utilizzano BitTorrent, dagli priorità bassa, ma possiamo crearne un ulteriore. Per esempio, tutti i dispositivi che utilizzano l'HTTP, quindi che navigano, voglio che hanno la priorità bassa. Perché non voglio che mi fanno laggare la PlayStation. In realtà sul Freexbox non serve fare regole doppie, quindi permissive e restrittive, basta fare le regole permissive, cioè di priorità, tutto il resto poi va a venire. Quindi questo è molto molto interessante, è il primo QoS che funziona in maniera egregia. Ne ho provati 80-90 di modem e questo è sinceramente il primo QoS che può definirsi tale.
Bene, iscrivetevi al canale, se avete domande fatemele nel video, vi ringrazio, vi ricordo che questi video li faccio grazie anche ai vostri commenti su altri video, vi ricordo sempre di seguirmi, vi ripeto di mettere mi piace al canale e iscrivervi al canale. Ciao da Alessandro Tech World!